L'arco d'Augusto illuminato di rosso e la bandiera di Avis issata sul Palazzo Comunale di Fano sono solo alcune delle iniziative organizzate dall'Associazione di Volontariato Giuliano Solazzi, che martedì 14 giugno ha celebrato la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Con lo slogan «Donare è un gesto di solidarietà, unisciti a noi e salva delle vite», l'Avis Fano è passata dalla cerimonia di alto valore simbolico con la consegna del vessillo al sindaco Seri fino alle premiazioni che si sono svolte nei giardini della Memo. Protagonisti, gli studenti degli istituti superiori che, attraverso le scuole di riferimento, hanno partecipato a un bando per arredare la rotatoria che si trova al termine di via Aldo Moro. I 65 lavori, individuali o di gruppo, in formato digitale e corredati di plastico, sono stati valutati da una commissione che ha scelto il vincitore. Si tratta del progetto Red Rope, realizzato da Marica Libertino e Clea Tairi del liceo artistico Apolloni. 5 in totale le premiazioni, visti i 2 lavori arrivati secondi a pari merito da altrettanti terzi classificati ex aequo. La cerimonia è poi proseguita con la consegna di un riconoscimento ai nuovi donatori. È stata una cerimonia molto importante e molto appassionata e molto coinvolgente, perché ovviamente i ragazzi si sono ritrovati a dover esporre le loro idee, il perché hanno fatto certe proposte. Ed è stato bello sentire questi giovani progettisti cimentarsi su qualcosa che riguarda la città, quindi qualcosa che poi rimarrà, perché quella la rotatoria vincente sarà sicuramente realizzata. Avremo modo di ragionare per riuscire a realizzarla. E abbiamo concluso poi la giornata con illuminando di rosso alcuni monumenti della città. Ma direi che il senso di quella giornata è stato l'investimento sui giovani. Noi riteniamo che i giovani ci siano, i giovani ci danno garanzia, sono una sicurezza, sono il nostro presente e sicuramente garantiranno il futuro di Avis. Sindaco, anche lei ha fatto parte della commissione giudicatrice, però ha lanciato anche un bel messaggio finale ai giovani, logicamente quello di andare a donare. Sì, intanto una bella iniziativa, il mio contributo è stato marginale perché poi giustamente la commissione, la giuria era composta da esperti che potessero valutare sia tecnicamente che anche sotto l'aspetto anche artistico il valore delle opere, ma è stata una media molto alta delle opere presentate. Ma la sfida vera era quella di far tradurre ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze un messaggio attraverso una composizione, un progetto che diventi rotatoria nella nostra città e trasmettere un messaggio forte verso la donazione. I giovani sanno meglio di noi spesso tradurre un messaggio, trovare il linguaggio che arriva direttamente, hanno una freschezza, una capacità intuitiva, anche innovativa, che ci aiutano a comunicare meglio. Questa è la sfida, oggi mi sento di dire una sfida raccolta e vinta. Ecco, quindi c'è un nodo a fazzoletto, questa rotatoria verrà realizzata. Ecco, ora ovviamente non è una cosa semplice, adesso verrà tradotto in un progetto che dovremmo far fare a un professionista e poi in collaborazione con anche la partecipazione importante dell'amministrazione realizzeremo una rotatoria che nella strada interquartiere, una rotatoria importante, come giusto che sia, visibile, perché questo è un messaggio per tutta la città.